Femmina, Egidio Renzi, Augusto Renzini, Domenico Ricci. Era il 24 marzo del 1944 quando le truppe di occupazione nazista agli ordini del tenente colonnello delle SS Herbert Kappler uccisero 335 persone come rappresaglia per l'attentato partigiano di Via Rasella a Roma, il giorno prima in cui morirono 33 soldati del reggimento Bozen. 70 anni dopo Roma lo ricorda ancora una volta. È il primo anniversario senza il suo boia Erich Priebke, morto agli arresti domiciliari lo scorso 11 ottobre. L'eccidio dei civili avvenne nelle antiche cave nei pressi di Via Ardeatina, oggi trasformate in un monumento nazionale, simbolo della durezza dell'occupazione tedesca di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. È proprio qui che in mattinata il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accompagnato dalle più alte cariche istituzionali e militari, ha deposto una corona d'alloro sulla lapide che ne ricorda le vittime. Presente all'evento, tra gli altri, il presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici. Ci impone anche una riflessione su un'Italia, un'altra Italia invece, che non è stata unita, anzi, vergognosamente si è venduta facendo fuggire nel 1977 dall'ospedale militare del Celio Herbert Kappler, l'altro, l'artefice, colui che pensò questa strage. Bisognerebbe comprendere come mai ci fu quella fuga, quali furono le motivazioni politiche, non serve per portare dietro le sbarre nessuno, ma solo per capire cosa mosse in quegli anni l'Italia e per quali motivi. La cerimonia poi è continuata davanti al Tempio Maggiore ebraico, dove il sindaco di Roma, Ignazio Marino, insieme al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha deposto una corona in ricordo delle vittime di religione ebraica trucidate alle fosse ardeatine. Ho pensato che ha fatto bene il Comune di Roma ad accogliere la mia decisione di proibire qualunque tipo di sepoltura a chi partecipò a una violenza così inaudita quando ci venne chiesto nell'autunno del 2013. È un massacro emblematico perché è stato un'espressione della barbarie nazista e anche un insieme corale di tutta la città rappresentata in tutte le sue componenti. È da questa coralità che nasce anche da questo l'Italia democratica e anche l'Europa democratica.